Molti di voi sono venuti anche per le confessioni e sappiamo noi qualche cosa. Ebbene, questa purificazione del cuore deve essere anche una purificazione dell'intelletto, della mente e, perché no, anche del nostro atteggiamento verso gli altri. Allora possiamo dire che noi abbiamo fatto un pellegrinaggio e non una gita. Anche qua, se poi ci sono belle cose da vedere. Ma perché siete venuti qui? Perché state qui? Per ricevere qualche cosa per la vostra vita, per la vostra settimana. Quindi chiediamo a Padre Pio che ci dia questa forza, questo coraggio di cercarlo, di ascoltarlo, di vivere quell'insegnamento che lui ci dona, ci suggerisce. Erode, anche se non credeva, lo ascoltava volentieri. Facciamo anche noi, ascoltiamo volentieri, però cerchiamo anche di praticare e mettere in pratica quell'insegnamento che il Signore ci dona attraverso la vita e la testimonianza di Padre Pio. Pace e bene.